Ragazze, allora questo qui è il video tag ideato da Fede, Dery Bruno qui su YouTube, purtroppo la mia amica Fede, scherzo Fede, ovvero il video tag ti torturo e ti sputtano. Io non oso immaginare come faccio a scipparmi i peli dal naso. Che fine merda, non potete capire. Comunque andiamo con la prima domanda o la prima tortura, insomma. Fai smorfie che ti rendono un cesso. Allora, iniziamo con. Mamuccio, Ica, mamuccio. Bene, penso che può bastare. In particolare i miei denti bruttissimi. Sembra un topo, sì. Beh. Bene, che figura di merda. Allora, due, la cosa più imbarazzante in assoluto che se ci ripensi ancora oggi ti senti male. Vabbè, questa. Allora, la cosa più imbarazzante in assoluto è ai tempi del liceo. Le mie amiche possono confermare. Praticamente all'epoca mi piaceva un ragazzo che si chiamava Donato. Noi lo chiamavamo Donato, l'amico sfidato, che faceva rima. E era un ragazzo molto molto carino. Praticamente quel giorno a scuola abbiamo fatto la versione di greco o di latino, non mi ricordo, però tenevo chilugazzi vocabolari appresso. E dato che io al liceo non ho mai avuto uno zaino più grande di così, cioè i zainetti piccolini, tipo quelli dell'Adidas, degli Eastpak. Insomma, quegli zainetti piccolini che fondamentalmente non sono creati per metterci dentro libri e vocabolario e quant'altro, vabbè, io ce li facevo entrare, e anche quello della Kipling tenevo piccolino così. Comunque, quel giorno che cosa succede? Praticamente schiaffo tutte le robe dentro, usciamo fuori da scuola dal lato palestra, per chi è andato al De Santis lo sa, e quindi praticamente io tutta convinta cammino e faccio. Ora va, ora va, c'è Donato, ma non è quando è bello, ma non è quando è bello, ma non è quando è buono, e che se che le, comunque. Tutto block, proprio davanti a lui che stava sul mezzo, tipo di questo, lo zaino si apre e cade tutta la roba per terra. Io rimango così, in contemplazione del nulla, e secondo me mi aspettavo Cameron scende per uscire per dire Simona non ti preoccupare, pat pat, ma non è stato possibile. Le mie amiche, vabbè, non dico proprio per terra, mo stavano morendo. E ho fatto, ragazze, cazzo, aiutatemi. Già la figura di merda è quella, aiutatemi, proprio come vi sto dicendo io voi per non dare nell'occhio. Le mie amiche a ridere, una piangeva, l'altra stava così perché stava schiattando. Ho detto, boia, ridi ormai. Comunque, questa è stata la figura più assurda, più la figura di merda più grossa, secondo me, che ho fatto nella mia collezione di figure di merda. Però sapete, quando vi piace il ragazzo, un ragazzo, no, e voi fate quella figura di merda, non avete manco più il coraggio, capito, di fare la carina vicino, che ne so, di attirare l'attenzione dopo la figura di merda che ho fatto, insomma, voglio dire. Va bene. Dopo questo simpatico aneddoto passiamo avanti. Allora, il mio telefono che si blocca perché ha paura anche il mio telefono. Scaviamo nel torbido. L'ultima volta che ti sei pisciato addosso, potete scegliere di non rispondere. No, onestamente, pisciato addosso no. Devo dire la verità, tra le tante figure di merda, il pisciato addosso no. Può capitare che quando mi schiatto dalle risate mi scappa la pipì e devo correre in bagno, perché capita che, non lo so, quando le serate tra amiche che piangi proprio dalle risate, che non ce la fai proprio, ti viene anche la cosa di fare i pipì e di scappare subito subito in bagno perché non ce la fai proprio. Poi, 4. Adesso mostro una tua foto senza trucco in condizioni pessime. Ve la posto qui, quella secondo me è la peggiore foto che ho nella storia. Questa qui. Ed è quella lì che ho insieme alla mia amica Mara. Mara, vabbè, tutta carina e così, io stavo il colpo di cesso, morta di sonno, senza un filo di trucco, cioè proprio la cessaggine, eccola qua. Poi, 5. Dici uno scioglilingua a tuo piacimento, nel modo più veloce possibile, senza tagli e modifiche. Allora, sotto la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa, ecco, mi sono incagagliata. Se non sei riuscita a dirlo nel modo corretto, spalmati qualcosa di viscido in faccia.
Non avendo Nutella o quant'altro, ho scovato nelle cose di mio padre la salsa di arance leggermente senapata. Perfetto. Dato che le ho detto una chiavica, no, non ho detto una chiavica, però mi sono incagagliata con crepa e crosa. Prendi uno spicchio di limone e allora, se non, spalma di qualcosa di viscido in faccia, allora, devo prima spalmare questo robo. Che gioia. Che schifo. Però è fresca. Ma sto rinfrescando. No, se cade qualcosa sul parquet, raga, mia madre mi scodenna viva. Quindi cerchiamo di fare meno danni possibile e di spalmarci tutta questa simpatica roba per faccia e per culo, come diceva la signora Marina di Torre Annunziata. Poi faccio il call. Ok. Possiamo farcela. Bene. Bellissima! Ok. Adesso c'è il simpatico coso del limone. Perfetto. Gli ho detto, prendi uno spicchio di limone, intingilo nella tua melma facciale e mangialo. Io ho tagliato anche già lo spicchio di limone perché io già sapevo che mi aggarbugliavo nella parte finale, perché sempre che ho fatto così, ho fatto anche scommesse. Fede, ti odio. Cristo. Ok, mandalo. No, raga, io il pelo del naso non me lo scippo perché non l'ho detto proprio malissimo. A dirlo in modo corretto, mandalo anche se hai detto bene la sua lingua, devi mangiarlo lo stesso. Già fatto. Come ultima cosa, prendi la pinzetta delle sopracciglia e leva tre peli nel naso. Ah, vi dico uno schifo, raga. Uno schifo. Aspettate. Se no mi appiccico io. Il cazzo della pinzetta mi si fa tutto un cesso. La pinzetta per sopracciglia è buona, onestamente. Raga, ma io come cazzo li prendo i peli del naso? Cioè, non tengo manco lo spesto. Ragazze, dopo questo simpatico tag, io taggo tutte voi. Non vedo l'ora di vedervi spiaccicate qualcosa per faccio per quello come ho fatto io. È molto molto carino perché bisogna anche essere autoironiche. Io sto grondando, ragazze. Scusate se faccio così, ma se cade qualcosa sul parquet, mia mamma mi scotenne in tre parti. Io vi mando un bacione fortissimo e niente, ci vediamo prestissimo in un nuovo video, tranne a Federica che mi ha fatto fare questa cosa, scherzo, vede, mi sono divertita tanto. I peli nel naso ne ho scippati due insieme, ti giuro, e nulla. Ciao ragazzi, a presto.